Grazie di essere venuti, oggi facciamo questa inaugurazione di questa struttura per il Calisthenics, è un progetto che viene da lontano, dallo scorso anno quando avevamo iniziato il percorso della città europea dello sport, l'avevamo inserito nei dossier e adesso finalmente possiamo vederlo realizzato. Nel frattempo è sorta un gruppo di ragazzi che praticamente ha dato contribuito sia dal punto di vista pratico con i consigli diciamo tecnici, soprattutto anche con il gruppo di lavoro che si è formato a dare un impulso per una cosa che però rimarrà a disposizione di tutti. Si fa una cosa molto veloce, nel senso che la cosa più bella secondo me è vedere i ragazzi all'opera, quindi passerei solo la parola a Massimo Giuliani, il sindaco di Piombino, per dare il benvenuto a tutti e le altre autorità che poi presenterò tutti. Sì, grazie Stefano, buongiorno a tutti ragazzi, non vedo l'ora di vedervi all'opera, veramente. No, siamo qui a inaugurare questa piccola struttura, che però credo che abbia un significato molto importante, intanto perché, come ha già detto Fabrizio, Stefano Riti è nel percorso Piombino 2020, ma perché ha il significato di uno sport che si apre sempre, anche per la strada, anche nelle piazze, anche nei giardini pubblici. Che è anche una cosa che ho la fortuna di verificare puntualmente nei miei viaggi all'estero. Ora, 15 giorni fa ragazzi ero a Doha e dove? Sul lungomare di Doha, credo che ho visto che il PIL di Doha è il primo, sono gli Emirati Arabi, ora in questo momento il quarto PIL del mondo è Doha. Ecco, allora, là c'era sul lungomare diverse di queste strutture meno complesse, quindi dove c'erano le parallele piuttosto che dove c'erano le assi, eccetera eccetera, e la gente, anche non giovanissimi, si cimentavano a fare qualcosa. Io credo che questo sia il significato. Il significato è permettere a tutti di fare un'attività fisica, tra l'altro per questo bel giardino, e ovviamente i ringraziamenti sono ai lavori pubblici, all'assessore Claudio Capuano, alla struttura che ha permesso di fare questa cosa, credo anche con un'installazione importante, e ai ragazzi che ci hanno dato l'estro, perché quando ho ricevuto loro, li saluto tutti, chiaramente c'è chi è venuto un paio o tre volte da me, tanto magari li facciamo presentare, io direi questo, vedo anche Daniele Capuano, per dire, ma anche gli altri ragazzi che sono venuti l'ultima volta, mi hanno dato la voglia, lo dicevo prima, la speranza cioè avevano necessità, poi loro chiaramente seguiranno anche il loro percorso, che non è un percorso che si esaurisce qui in questo giardino pubblico, è anche un altro percorso che è fatto di dar vita a delle attività, a delle associazioni sportive importanti, fatte di giovani che ci credono, quindi io credo che questo sia un bel giorno per me. Una cosa che al di là della dimensione ha un valore molto più importante della dimensione stessa che vediamo oggi. E quindi veramente per me è una bella giornata. Una bella giornata. Grazie. Allora, il sindaco ha parlato dei lavori pubblici, abbiamo il professore Claudio Capuano che penso possa dire la sua su questa cosa. Solo due parole in aggiunta per dire che chiaramente come lavori pubblici, non tanto come assessorato allo sport, che è nel sindaco e non è una cosa da sottovalutare, perché un sindaco, anche assessore allo sport, individua la forza, l'importanza che l'amministrazione intende dare a questa attività. Come assessore ai lavori pubblici chiaramente ci siamo attivati per realizzare quanto prima, col tempo che anche stretto che c'era in questa piccola struttura, evidenziando che non è la fine del percorso, ma si inizia, perché poi anche altre segnalazioni che abbiamo ricevuto da parte di ragazzi giovani e anche di metterci altre cose, quindi l'idea è quindi mettere anche altri attrezzi, ma partiamo, no? Tutto si fa per gradi e quindi partiamo da questa, penso che abbia un grande significato. Tendo solo a sottolineare una cosa che ci tengo, anche visto che siamo ormai alla fine di questa legislatura, è importante che i cittadini siano di impulso all'amministrazione nelle cose a cui sono interessati. Non è stato bello il fatto che dei ragazzi giovani siano andati dal sindaco a chiedere
giustamente quello che poteva essere per loro un momento importante, una struttura importante. Però anche come assessore dei lavori pubblici sottolineo questo aspetto. Solo l'amministrazione non ce la fa ad arrivare a tutte le istanze dei cittadini. Quindi è bello un rapporto in cui i cittadini chiedono anche all'amministrazione cosa dare, perché in questo rapporto si possono fare davvero delle cose utili, perché il rischio di farle è a volte anche magari inappropriato, perché senza l'apporto dei ragazzi come voi, che ci dicono anche concretamente di cosa hanno bisogno, rischiamo di farla a giudizio nostro e magari spendere dei soldi in vano. Quindi la collaborazione in una città tra cittadini, in questo caso voi ragazzi, gli sportivi e l'amministrazione è essenziale per arrivare a un prodotto utile per voi e per chi spende soldi pubblici e che li deve spendere nel migliore dei modi. Quindi spero che questo sia davvero l'inizio in là di un percorso che anche negli anni futuri possiate suonare insieme all'amministrazione comunale. Grazie a tutti e grazie a tutti. Cosa che grazie agli uffici appunto dei lavori pubblici è stato potuto realizzare anche un impianto luce, illuminazione per dare la possibilità anche ai ragazzi, visto che si va verso l'estate, a poterla frequentare anche la sera, diciamo, dopo cena. Gianni Giannone, delegato Boni Provinciale, siamo onorati di vederti qua e ti passo la parola. Grazie, ma per me è un piacere, ma soprattutto io sto venendo da una settimana di visite di inaugurazione di impiantistica. La scorsa settimana abbiamo avuto la visita del presidente Malagò a Livorno, dove abbiamo visitato una serie di impianti, anche l'Accademia Navale, dove mi piace dire perché l'Accademia Navale, perché si sta studiando un'apertura verso la città. Ieri ero a Cecina, dove abbiamo visitato tutta una serie di impianti, anche lì molto inclusivi, perché secondo me l'aspetto importante oggi è l'inclusione dello sport nella cittadinanza. Il fatto di vedere oggi questa struttura molto importante in questo parco ci rende come CONI molto felici. Molto felici perché viene colto, di questo ringrazio il sindaco e l'assessore, perché è stato colto l'essenza, perché il concetto dello sport verso l'esterno. E mi piace soprattutto l'aspetto che dicevano anche l'assessore, che questa idea è nata da voi ragazzi, perché purtroppo tante volte noi dirigenti sportivi non ci rendiamo conto delle realtà. Vediamo lo sport in maniera più strutturale, vediamo lo sport dentro determinate palestre, invece non ci rendiamo conto che oggi lo sport, soprattutto per voi giovani, è verso l'esterno. Oggi la possibilità di inaugurare, ripeto, questa struttura in questo bellissimo parco, io ritengo che sia un merito da dare a questa amministrazione comunale, con cui noi stiamo lavorando benissimo, perché c'è un rapporto molto stretto, un rapporto che sta dando anche dei risultati sicuramente positivi. Una cosa volevo dire, infine, vedo il logo di Piombino 2020, anche noi abbiamo partecipato, siamo parte attiva, collaboriamo con l'amministrazione comunale per questo obiettivo. Purtroppo anche negli ultimi tempi ho letto di polemiche, di discussioni, cosa si fa, cosa serve questo 2020 e via dicendo. Ma io penso che oggi la risposta che si può dare a chiunque ha voluto cercare di polemizzare su questo tema sia questa iniziativa. Cioè, il progetto 2020 non è un qualcosa di empirico, buttato lì per fare chissà che cosa, ma è un qualcosa di concreto. L'amministrazione comunale aveva fatto un percorso, questo percorso sta andando avanti, quindi io dico complimenti alla città di Piombino, complimenti agli amministratori che hanno fatto questa bellissima iniziativa e complimenti a voi ragazzi e a tutta la cittadinanza, perché
diceva giustamente l'assessore Sacquano, le idee devono venire da voi perché siete voi che siete il nostro front office. Regionale del Movimento Sportivo Popolare, nonché delegato di Access Europe, che oltretutto è venuto lo scorso luglio per giudicarci, e quindi abbiamo un doppio piacere che sia qua, Nino Marrone, e vi passo la parola. Buongiorno a tutti, e sicuramente riprendendo le parole del responsabile CONI e del sindaco, compreso quello che vi ha detto l'assessore, reputo che proprio per la progettualità per cui nasce Piombino candidata città dello sport per il 2020 è fondamentale la nascita di queste strutture, anche proprio perché queste strutture danno il significato a quello che poi andremo a raccogliere, se tutto andrà bene, come io penso che andrà bene, perché siete una città operosa, siete una città che ama lo sport, per cui bisogna obbligatoriamente creare un vantaggio per queste strutture, per voi che le potete praticare. Naturalmente delegato da parte di ACES e sia come anche quando sono venuto a fare la visita, ho potuto notare un grande impegno da parte dell'amministrazione comunale, del sindaco anche in prima persona, perché è riuscito a dare un impulso decisivo tanto da promuovere questa iniziativa che, e qui riprendo le parole del CONI, non va polemizzata, anzi lo sport è inteso come ognuno deve avere il suo sport. E un euro risparmiato per un euro investito per lo sport dà sicuramente 5 euro di risparmiato di salute. Quindi è un'iniziativa importantissima e necessaria. Sicuramente i meriti sono principalmente di voi cittadini, delle strutture, delle società che seguono tutto l'ambiente anche sportivo, ma soprattutto dell'amministrazione che tende ad allargare questo giudizio e questa anche prosperità nello sport attraverso voi cittadini e principalmente voi giovani, perché è fondamentale un impegno soprattutto da parte vostra. Vi ringrazio per l'intervento, io sicuramente sarò sempre per Piombino. Forza Piombino! Se potete venire qua, così, questi sono i quattro coach del gruppo. Complimenti. Chi è che parla? Daniele. Bravi ragazzi. Buongiorno a tutti, intanto vi presento, sono Daniele, abbiamo Samuel, Edoardo e Kevin. E intanto vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, in prima persona il sindaco, per averci dato l'opportunità di avere a disposizione questo castelletto, ma soprattutto di aver dato la possibilità a tutti i cittadini comunque di Piombino di averlo a disposizione, perché sarà molto utile per tutti quegli sport a corpo libero, comunque per, come dicevano prima, le istituzioni per la salute dei cittadini. E noi ci siamo uniti praticamente qualche anno fa, quando abbiamo conosciuto questo sport, il calisthenics, a cui siamo appassionati. E quindi abbiamo voluto unire la passione che abbiamo per questo sport alla passione che abbiamo per Piombino. E quindi abbiamo creato da pochissimo una associazione sportiva dilettantistica, la Evolution Academy, che vuol portare questo sport che sta andando molto bene in tutto il mondo praticamente, e anche qua a Piombino. Vuol portare quindi questa disciplina che in questa zona non c'è ancora e farla conoscere a tutti i cittadini. È uno sport per tutti, dai maschi, femmine, bambini e anche persone adulte,
e siamo vogliosi di farvelo conoscere a tutti. In realtà poi il nostro obiettivo è anche quello di ampliare un po' le discipline sportive di questa associazione e infatti abbiamo intenzione anche, soprattutto dal prossimo anno, di creare una vera e propria polisportiva che abbia all'interno delle discipline complementari al calisthenics, come la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica, il parkour, la pole dance, l'acrobatica a coppia, il crossfit e anche le attività circensi. Quindi diciamo è un progetto in grande, noi siamo tutti di Piombino, amiamo Piombino e vogliamo portare davvero questi sport che qui non ci sono qui a Piombino per dare la possibilità a tutti di conoscerli, di praticarli. Quindi grazie a tutti, grazie ancora a tutte le amministrazioni e istituzioni. Ora... adesso si fa il taglio del nastro e poi la parte ufficiale. Vai! Là si parte questo lato. Bene? Vediamo se deve andare.
Qualcuno vuole provare?